È sicuramente un weekend interessante per le formazioni ofantine del basket, in cerca di conferme e riscatti doverosi. Per la Serie C nazionale uomini siamo giunti alla quinta giornata del girone di andata, con la Castellana Udas impegnata domani pomeriggio alle 18 al Pala di Leo contro il Nardò. I biancazzurri, guidati da Matteo Totaro, dopo la bella vittoria conseguita a Trani, cercano di recuperare le energie contro un avversario tutt'altro che facile, che ha in Goran Bjelic uno dei suoi punti di riferimento maggiori in attacco. Unitamente all'Audisa e Colella, che nel reparto difensivo possono creare più di una insidia. Questa volta, per farci raccontare la vigilia della gara, Radio Sport ha intervistato in esclusiva la giovane guardia cerignolana Antonio Cristiani. Quella di Trani è stata una gran bella vittoria, oltre che meritata, riferendosi al turno infrasettimanale di giovedì. Ce la siamo giocata punto su punto. Poi nel terzo al quarto abbiamo preso il largo, anche se poi abbiamo abbassato un attimo la guardia. Per me è stato emozionante esordire in un campionato nazionale e rappresentare la propria città è sempre speciale, ti responsabilizza ancora di più. Con Nardò sarà una partita difficile, noi puntiamo a dare continuità ai risultati, consapevoli della caratura dell'avversario. L'inizio della gara è alle 18 con la direzione arbitrale affidata a Conte Rosito e Racanelli di Matera. La seconda giornata del campionato di Serie C regionale propone l'esordio casalingo questa sera per l'Olimpica Basket alle 18 contro l'Andria Bari. In un inizio di stagione non facilissimo e con parecchie difficoltà per i gialloblu di Antonio Russo, che devono sopperire all'assenza di Panaggio ed Altamura ed affidarsi, oltre che a Spad Trevidion, anche ai giovani che a Vieste hanno lottato con grande dignità. Proprio l'asso americano a Radio Sport dice: vigilia dura perché non siamo al completo, appena lo saremo sarà dura batterci. Anche a Vieste, se fossimo stati al completo, avremmo vinto. Speriamo che l'apporto del pubblico sopperisca almeno in parte le assenze di Michael Panaggio e Mike Altamura. L'Andria Bari giunge a questo confronto forte del successo nel derby contro l'Angiulli per 61-45, ma anche con la consapevolezza di trovare di fronte una formazione in emergenza che non vorrà sfigurare. La gara sarà diretta da Todisco di Putignano e Scarnera di Rotigliano.